Dice YouTube, oh, Beppino Darcio, allora ragazzi, facciamoci qualifiche, sprint e gara, se riusciamo. Australia. Beppino vuole ritornare a fare punti, che ha bisogno qua in Austria dopo le gare deludenti. E fare bene secondo me qua con Alfa. George Russell, giro veloce. Sei Max sta per 06. Zero cinque Pepino. Buono Bottas. Qua va bene Ferrari. Valtteri 13esimo, Alonso 17esimo, mamma mia. Bottas comunque arriva sempre in Q3. Secondo, davanti Pierre Gasly. Attenzione, miglioramento l'Alpin. Miglioramento l'Alpin, ragazzi. Occhio, miglioramento l'Alpin. Ebbene, ho cercato anche l'Alpin, eh? Scuderia francese lo vuole. Max Verstappen, giro veloce. George Russell, giro veloce. Hamilton 06. Albon, mamma mia. Andiamo Gasly? No, no. Ah!
Asli nono. Ottavo Pipino. No, tredicesimo, mamma mia. Passate pure il nostro gol. Passato anche l'Astrol. Pazzesco, ragazzi. È un alfa che non ne ha più. Pepino. Attenzione al pin, perché è una buona valutazione. Quasi un sempre un Gasly da solo. Avrebbe bisogno di un pilota importante. Allora, ci facciamo sprint e poi, ragazzi, la gara non lo so. Beh, McLaren sarebbe perfetta per Pepino Dacia. Ma chiaro che Alpine. E ora analizziamo la griglia di partenza della gara sprint di oggi. George Russell ha chiuso le qualifiche con il miglior tempo ieri e partirà oggi dalla pole position. E al suo fianco c'è Lewis Hamilton. Quindi attenzione, c'è una penalità, ragazzi, per la Ferrari. Norris, Sainz, Oscar Piastri, Verstappen, Leclerc, Zhou, Bottas, Stroll, Albon, Gasly, Ricci, Ocon. È in mezzo alle due. Clark, subito un pepino. Pino che non riesce più a guidarla questa macchina. Spattacchia, spallocchia. Piastri non risquarto. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. L'uso del DRS sarà consentito da questo giro. Usalo nelle zone DRS se sei a meno di un secondo dall'auto davanti. Tre giri su sei. Vabbè, tornerebbe terzo. È importante.
Pepino, fosse in McLaren o in Mercedes volerebbe. Occhio Lando. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 10,3 secondi. Allora stacca, Don McLaren. Questo è il distacco dall'auto di fronte, 4,5 secondi. Stop in quinto. Ha passato Norris. Norris rischia il posto, eh. Mercedes è passato in prima posizione. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Occhio! Sei all'ultimo giro. Lotta a tre dietro. Lotta a cinque, Piastri. Stop in quarto. Mercedes ha completato un sorpasso, ora è in testa. Hamilton prima. Buono ragazzi, terzo. Che guida, che stile. La tua prestazione ci ha reso felici. Pepino, non si può permettere di perdere il mondiale. Risultativo per George Russell, che rafforza la propria posizione in cima alla classifica. E dopo questa gara diamo un'occhiata alla classifica del Mondiale Piloti. Bene, questo conclude la gara. Pino quinto, buono ragazzi. Il momento principale. E ora attendiamo con ansia la gara. Domani con... Buono. Buono. Ragazzi, la gara Pepino per riprendere un po' di punti. Ma ragazzi... Ricominciamo a sto punto con la nuova scuderia.
però terzo in Austria è buono. Qua Pepino con McLaren sarebbe arrivato comunque prima. L'esito della gara di oggi ha ridotto il Nono. distacco tra il primo posto 6 e il resto dei punti. piloti. Guardiamo insieme la classifica piloti aggiornata e passiamo ai costruttori. La Sesto. Mercedes aumenta il suo 86 vantaggio. punti. Beh, che finale per un altro favoloso fine settimana di corse. George Russell stacca. Ci siamo ragazzi per cambio di scuderia. Credo ci siamo. No, vabbè, ragazzi, ma ancora. Dopo l'Inghilterra. Dopo l'Inghilterra. Dopo l'Inghilterra. Va bene così. Sono altri 13 gare che Pepino deve fare il massimo. Dopo l'Inghilterra, ragazzi. Dopo l'Inghilterra. E Pepino, l'Inghilterra dovrà farla male. Dobbiamo simularla questa. Dopo l'Inghilterra. Fernando Sesto. Piastri, Zhou, Sainz, Bottas, Gasly. Ragazzi, Gasly è un buon pilota, eh. Ma sempre nel Q3. Tutti comunque ravvicinati questi Gran Premi. Ma credo che dopo Gran Bretagna. Ragazzi, scusate, sto simulando un po' di gare. Questa Alfa non ne ha più. Pepino non riesce più a guidarla. Vorrebbe il cambio di scuderia. Stavolta punta al top team come l'anno scorso in Red Bull. Chissà, non si trova benissimo. Speriamo si trovi meglio in McLaren o in Mercedes. Terza scelta, Ferrari. Sesto nel mondiale, comunque va bene, rimane nella top 10. Ma ragazzi, McLaren Pepino andrà fortissimo, ne sono sicuro.
anche i Mercedes. Risultato positivo per ancora George Russell, che rafforza la propria posizione in cima alla classifica. Diamo una veloce occhiata a cosa è cambiato in classifica piloti. Vediamo come si presenta ora la classifica. Meno 17esimo, mamma mia. Mercedes aumenta il suo vantaggio. Vino ottavo. Dopo un weekend del genere mi sento euforico e stremato. Servono due gare che può vincere e ritorna. Si vince 3-4 gare, ragazzi. Ritorna a essere il pilota più forte. Però gli serve il cambiamento di team, che dovrebbe arrivare ora. Sì, ma ragazzi, ma sono tutte vicino queste gare, però. Grazie. Questo tipo di decisioni possono essere complicate. E Pepino non può cambiare se sono tutte ravvicinate. 7 giorni. Arriverebbe. Quattro giorni, ragazzi. Quella di Francia la dobbiamo ancora saltare. Quella di Francia la dobbiamo ancora saltare. Peccato, perché qua Pepino poteva fare bene. Ma purtroppo no, siamo usciti. No, bisogna per forza farlo. Perché qua in Francia almeno poteva arrivare prima. Peccato, ragazzi. Peccato. Peccato. Devi aspettare il nuovo team. Purtroppo Pepino devi aspettare il nuovo team.
Ci sono anche le qualifiche sul bagnato, quindi peggio peggio. Sono tutti ravvicinati. Quindi Pepino c'ha ancora meno speranza di vittoria. Facendo un miracolo, anche se lo fa, non otterrebbe niente. Non otterrebbe nulla. Non otterrebbe niente. Che è poco. Lando primo, Oscar quinto, Gasly ottavo, con undicesimo. Comunque ragazzi, valuterei anche l'offerta Alpine. Non è male. Perché se ragazzi, almeno non punta Alpine, ma punta ovviamente McLaren. I top team McLaren Mercedes. Credo McLaren. Dobbiamo anche simulare questa. Ci lode, ragazzi, però. Poi Pepino farà un gran recuperone, ne sono sicuro. Però adesso si deve accontentare di queste gare fatte male. Poi recupererà tutto. Deve fare un gran recuperone perché sono poi 8 gare e dare il massimo. Queste 8 gare vincerle tutte per vincere il titolo. Ma credo il titolo sia difficile. Perlomeno. Diamo un'occhiata alla classifica piloti. Risultato positivo per George Russell, che rafforza la propria posizione in cima alla classifica. Ora vediamo la classifica costruttori. Il primo in classifica frena Vedino la sua fuga ottavo, dopo un ragazzi. weekend difficile. E con questo si chiude un altro weekend di grande Formula 1, ma la stagione è ancora nel. Purtroppo. Però ragazzi, sta arrivando la nuova scuderia. Sta arrivando. Sta arrivando. Ci siamo, ragazzi, ci siamo. Pepino recupererà tutto. Ok, la finestra di rinnovo dei contratti si è aperta. Eccola qui. Possiamo rinnovare con la nostra scuderia attuale o Eccola avviare le qui. trattative con la Clara, nuova. ragazzi. Fantastico, non vedono l'ora di trattare con noi. McLaren. McLaren. Pepino e McLaren, ragazzi. Pepino e McLaren. Pepino e McLaren. Vediamo chi va via. Credo Oscar Piastri. Ungheria. Riparte sempre da lì, Pepino. Dal Gran Premio che non gli piace. Lando, Lando. Sergio Perez in Alfa Romeo. Oscar Piastri, ragazzi. As. I nuovi pezzi sono arrivati dalla fabbrica senza problemi. Verranno montati sulla macchina in tempo per la prossima sessione. Proviamola questa McLaren, ragazzi. Proviamola. Ma sempre in Ungheria arriva.
Quel gran premio Pepino non piace, ma lo deve fare. No, ragazzi, qualifiche sul bagnato, qualifiche sul bagnato. È un problema, è un problema. Problema, ragazzi, perché già Pepino qua non gli piace. Arrivava prima McLaren. Andrea Stella l'ha voluto. Modo di guidare qua. Bene, un secondo. Abbiamo carburante a sufficienza per altri due giri. Piastri quinto. Pepino secondo. Quarto. Lando terzo. Qualcuno lo si passa, secondo me. Perez ultimo. Quinto Pepino. Guanyu Zhou. No, Lando settimo, Pepino nono. Giù primo, assurdo. È solo Q1.
Fucsia! Resta abbastanza carburante per un solo giro. Un'altra McLaren, ragazzi, un'altra macchina. Un'altra totalmente macchina. Totalmente un'altra macchina, l'anno secondo. Veramente velocissima. Scende ma di poco. Quarto e quinto. Ocon. Gasly fuori, Ocon dentro. Pino va in Q3 addirittura. Sì, domani gara, nuovo episodio. Non si riparte, ragazzi, col bagnato. Sono tutti con intermedie, ragazzi. No, le gomme l'anno primo. Andiamo con intermedie. Occhio perché è verde. Thank you.
resta abbastanza carburante per un solo giro. Qua ragazzi sbagliamo un po'. Ci dobbiamo accontentare del decimo posto in Ungheria. So ragazzi, è poco. È poco ragazzi, è poco. Decimo posto, mannaggia. Importante aver passato il Q3. Gara c'è il sole, ma lo facciamo da decimi. Concluse le qualifiche. È l'anno prima. Prime tre posizioni attuali: Norris, Hamilton e Carlos Sainz. Piastri settimo. Saluto, ma vi ricordo che ci peccato. Peccato, ragazzi, peccato perché potevamo fare una buona gara. Sicuramente la McLaren è un'altra macchina. Diciotto giri domani. Nuovo episodio. Gara in Ungheria. Bella a tutti, benvenuti.